di Alghero di Sassari, quella coppia di fatto che si muove da Dublino a Roma a perorare la causa di Ryanair. E sono tornati in Sardegna e hanno detto: il ministro si è impegnato a tagliare le tasse per l'insularità. Falso. Ha preso in giro tutto il ministro e quella risposta di oggi ne è la dimostrazione. Prima del 2017 non si può tagliare niente, semmai si taglierà. Questo vuol dire che Ryanair ha detto che se entro il 30 di giugno non c'è il taglio di quell'addizionale, Ryanair toglierà anche l'ultimo volo che riguarda Alghero e la Sardegna. Quindi i sardi, i cittadini di Alghero, la Sardegna che ha puntato sulle compagnie low cost per il suo sviluppo, 3 milioni e mezzo di passeggeri movimentati, è stata imbrogliata da un governo di fanfaroni, di trombette a buon mercato che niente hanno assolutamente con il rispetto degli impegni e degli Onorevole accordi. Pili, io capisco che lei sta rappresentando una posizione politica molto ferma. Io però la devo invitare per la seconda volta a utilizzare un linguaggio rispettoso del governo. Se lei vuole finire l'interpellanza, il tempo che ha a disposizione per replicare No, l'interpellanza, altrimenti io non la userò richiamo più il all'ordine, termine le tolgo la trombette, parola e la Presidente. finiamo così. Quindi la invito ad avere un atteggiamento rispettoso Mi del pare che governo il in termine genere e trombette o anche della tromboni, Presidenza Presidente, non quando sia le fa. assolutamente Quando la Presidenza le fa. rappresentativo nemmeno minimamente di quello che il governo fa. Onorevole Vado Pili, sulla Tirrenia. lei deve avere un atteggiamento rispettoso del governo Il governo deve e della rispettare la Sardegna e i Presidenza, sardi, onorevole Pili, Presidente. e Comunque della Presidenza. mi lasci Se la concludere. onorevole Pili, io la richiamo all'ordine, non mi costringa a togliere la parola. Lei ha ancora 5 minuti. Appunto. Finisca i suoi 5 minuti perché altrimenti io le tolgo la parola e la finiamo così. Prego. Il corrispettivo analogo che si è verificato sulla Tirrenia è pari merito. Quando si dice non si può modificare il contributo dei 72 milioni 600 mila euro, anche questo è un palese imbroglio, perché